Buongiorno. Buongiorno. Ragazzi. Avete per caso film di Dante? Dante, DVD, Joe Dante, Gremlin No, 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 1, guardi, Gremlin 2. non ci siamo spiegati. Dovremmo fare un cortometraggio su Dante Alighieri. E cercavamo film su di lui, sulla sua vita, le sue opere. Non so, un documentario. Beh, ragazzi, Dante si legge, va letto. Ci sono un po' di collocazioni, e qui Dante è dappertutto. In tutte le sezioni 851, C'è da pagare qualcosa? No, 853. Ragazzi, questa è una biblioteca. infatti, sta scherzando, scusi. 369, queste sono le nove collocazioni, ragazzi. Grazie mille. Arrivederci. Salve, ragazzi. Ma sta musica? Sono libri per bambini. Ma questa musica non è normale. Eh no, mi sa che vado a chiedere un attimo. No, niente, mi stavo solo chiedendo da dove provenisse la musica. Non è che per caso potreste abbassare un po' il volume, dovremmo leggere. Questo è un ensemble, non uno stereo. Ad ogni modo, la sala ragazzi è prenotata per le prove della festa medievale che si terrà domani in paese. Andate al piano di sopra se dovete studiare. Riprendiamo dalla battuta 34. Stanno provando, andiamo sopra a leggere. Ciao, Bea, ma da quanto tempo? Che ci fai qua? Sto studiando. Tu piuttosto che ci fai in una biblioteca? L'ultima volta che siamo stati qui avevamo 9 anni ed eravamo con i nostri padri, probabilmente. Eh sì, probabilmente sì. Ora ne abbiamo già 18. Senti, ma una di queste sere, pizza e cinema. Sono praticamente sposata ormai. Te anche io. Non ti trovavo. Ciao. Ciao. Così che cerchi Dante. Ragazzi, silenzio. Dai, andiamo, trovate il libro. Andiamo. Ci vediamo. Oh, io stacco un attimo, eh.
Faccio due passi perché... Imi sono un che, quando amor mi ispira, noto, e a quel modo che ditta dentro vo significando. A quella luce cotarsi diventa, che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta. Questi non hanno speranza di morte, e la loro cieca vita è tanto bassa che invidiosi sono d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia l'impegna. Non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame degli versi strani. Aguzza qui, lettor, ben gli occhi al velo, che il velo ora è ben tanto sottile. Certo che il trapassar dentro il leggero averà le spalle, sarà la compagnia malvagia e scelta con la quale tu cadrai in questa valle. E tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contra te, ma poco appresso ella, non tu, n'avrà rossa la tempia. Che c'è? Stai russando. Siamo pur sempre in una biblioteca, no? Senti, io devo staccare un attimo. Devo uscire. Lasciamo perdere questo corto su Dante. Dante va a letto. Vabbè, ma aspetta, pensiamoci un attimo, no? Per oggi così. Vabbè, vieni a cena da me. Prendiamo due DVD, no? Sì, volentieri. Senta, mi scusi. Sì. Alla fine prendiamo solo questi tre DVD. Avete la tessera? Lascia, ce l'ho io. Tieni. Virgilio, Francesco. Grazie. Bravo. Buona serata. Buona serata.